gente! Ciao a tutti! Allora, oggi siamo qui con un ospite speciale, cioè mio marito Matteo, perché l'argomento di cui vogliamo parlarvi è prettamente maschile, e cioè faremo un confronto di dopo barba bio. Vi avevo già anticipato che avrei fatto questo video in collaborazione con il qui presente marito, perché Matteo ha avuto la possibilità di provare diversi prodotti, alcuni in full size, altri in campioncini, per diverso tempo. Se ne è fatto un'idea e siccome è un argomento che può interessare, abbiamo deciso di fare questo video. Allora, io vi darò anche qualche brevissima informazione tecnica su questi dopo barba. Iniziamo con quello che a Matteo è piaciuto meno, che è, fammi vedere, la Phytocose. Il dopo barba all'azulene della Phytocose. L'inci è questo qui. Ve lo lascio qui un attimo, che così se volete farvi uno stoppino. Allora, questo dopo barba ha una confezione, come vedete, in barattolo, diciamo, con questo tipo di erogatore. E sono 150 ml, ha un costo di 7,30 euro, quindi è il più economico tra quello che vi faremo vedere, e ha un PAO di 4 mesi, anche se, come per molti altri prodotti della Phytocose, in realtà il prodotto rimane integro ed utilizzabile per un periodo molto superiore ai 4 mesi. Allora, Matteo, perché lo metti in fondo alla tua classifica questo dopo barba? Allora, sentivo bruciare un po' dopo aver fatto la rasatura, e può essere tipico del dopo barba, a me non piace, sinceramente. È particolarmente liquido e fa un po' fatica ad assorbirsi. Ok, come profumazione? Gradevole? Sì, gradevole. Gradevole, ma abbastanza fresca. Fresca, sì. Benissimo. Quindi questo, insomma, tra quelli che ha provato Matteo, quello che ti è piaciuto meno, giusto? Poi, salendo in classifica, cosa metti? Allora, questo è quello della Ren. Allora, della Ren, Matteo, quando siamo stati a Reggio Emilia e siamo stati a trovare Christian Emanuel al negozio Carta Zucchero Bio, dopo barba della Ren ce n'erano due, e Matteo ha scelto questo qui, che si chiama multitasking. E di questo purtroppo non ho il l'inci da mostrarvi, perché era sulla scatoletta che non ho più. E comunque, questo è il più costoso tra quelli che vi mostreremo. Allora, sono 50 ml, costa 29,50 euro e ha un PAO di 9 mesi. Allora, Matteo, cosa ci dici di questo prodotto? Allora, è una crema. Non è un tipico dopo barba, praticamente è per chi, a chi piace mettersi le creme in faccia. Di solito non gli uomini, quindi. Ecco, questo è profumazione, è molto gradevole, però a me sinceramente piace il tipico dopo barba un più, po' più leggero. Più leggero. Più spalmabile, no? Di quelle che... E come effetto lenitivo com'è? No, l'effetto lenitivo è buono, è che ti senti unto per un po'. Quindi non si assorbe facilmente? No. Ok, quindi questo ha questo tipo di erogatore qui, quindi un erogatore di tipo airless. Bene, saliamo ancora. Allora, io metterei il secondo posto, assieme a pari merito la verde sativa. Mostriamo qui. Questo l'ha provato Matteo in campioncino, e questo è un anti-age and aftershave, e qui vi posso mostrare il l'inci, spero che vediate qualcosa perché c'è il riflesso. E allora, scusate un attimo che vi dico, allora, questo era un campioncino, però il full size è da 50 ml, costa 13,90 euro, il PAO non so dirvelo perché sul campioncino ovviamente non è indicato, e lo metti a pari merito con? Con quello della saponaria. Con quello della saponaria, che Matteo ha trovato questi due prodotti abbastanza simili. Sì.
anche perché sono tutti e due a base di olio di canapa. Questo è l'inci, eccolo qui. E questo, allora, 50 ml, 12 euro e un PAO di 6 mesi. Dici qualcosa di questi due prodotti che tu hai trovato simili? Allora, li metto al secondo posto rispetto al primo, poi capirete perché, hanno una profumazione un po' erbacea. Può Che può piacere come no. piacere, come no, la consistenza è molto buona, si assorbe facilmente ed è lenitivo, tutti e due. Tutte e due. Sono molto simili. Ok, allora questo qui ho visto la foto sul sito della Verde Sativa, ha una confezione in tubo, il tubo quello a testa in giù, e questo invece ha l'erogatore wireless come anche quello della Ren e come anche quello della Bioficina, vero? Mi pare che di averlo visto in negozio. Bene, primo posto di questa tua personale classifica. Quello della Bioficina Toscana. Bioficina Toscana, di cui ha provato un campioncino, e però Michele poi della parafarmacia Cosmo Bio gliene ha dati altri, quindi avrà occasione di provarli ancora. Questo è l'inci. Vediamo se non è scritto troppo piccolo, spero che riusciate a vedere qualcosa. Allora, questo qui sono i full size, è da 50 ml, costa 13,20 euro. Dici come mai è quello che ti è piaciuto di più? È quello che ha soddisfatto tutte le mie esigenze, diciamo. È profumazione buona, è consistenza non, né troppo cremoso né troppo liquido, è Potere lenitivo. molto buono e lascia la pelle morbida, nel Morbida e senso. si assorbe anche velocemente? Ecco. Certo. Benissimo, quindi questa era la personale classifica di Matteo dopo aver provato appunto diversi prodotti e averli potuti confrontare. Grazie Matteo, sei stato molto gentile. Prego. Spero che questo video sia stato utile a voi amiche se volete regalare dei dopobarba ai vostri uomini, a voi uomini se state cercando un dopobarba bio. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo di aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.